Michele Arcangelo Lorenzo. Sono colonnello dell'esercito napoletano e duca di Cassano. Combattendo come il francese 70 anni fa, 1799, il pur stavo. Voi non sapete quanta guai si è fatto passare a se striga che viene nel mondo. Loro si pensavano che qua la strada facile, ma la vista la sapete, che qua, mezza sta terra, sta ballata la semente stessa con la guerra. E chi viene a fare cicciare, non sa quando guai deve passare. Io guai ce l'ho fatto passare. Che la volta, eppure stavolta. Perché stavolta, ma anche se l'hanno vista nella pace, attorno a Gaeta, ma seguono gli esercizi. E Gaeta mo cascava, finché ci stava io. Ma me ne richiamate in Sicilia e me ne fate spaccare in Calabria pure sono affogliato i francesi, pure stavolta. Mi sono corrotto appresso fino a Cassano. Il loco me ne richiamate per fare una duca di Cassano. In Sicilia era lei. E poi i carigliani. Man mano i carigliani siamo arrivati a Sora. A Sora la battaglia sono vinciuta io e una non è vinciuta loro. È entrata a Sora e ne ha fatto i stegri che stanno fatti. Io preghessimo per quello scappato. E loro appresso, fino a Boiano. Boiano era la battaglia. E siamo vinciuti noi. Siamo sganciati e loro sempre correndo appresso, quindi alla fine mi hanno acchiappato la forca che ho vinto. Logger, c'è un battuto. Allora, sono da sciogliere la truppa e sono da scappare. Alla fine mi hanno acchiappato. Oggi, 11 novembre 1806, mi tocca il trabocco. Ma è già venuto a dire, se è finito, fare il diavolo, Don Marcio, che come parlano loro, Saria dice, è finita la diavolo, ma ti spiace, pare vero che ti spiace, non vedono loro da cinema, perché loro si pensano, ma quando è la cinema, è finita tutto, ma secondo me non è vero, voi che te ne sta dice che non me frega niente di morire, ma non è vero, a tutto quanto ti spiace. Mi spiace soprattutto a me, che lascia una moglie e due figli femmine, che mi hanno venuto a trovare stamattina e mi hanno fatto mettere a chiare. Per loro mi dispiace veramente, ma non ci posso fare niente, non sto scelto di lui. E poi, se dici da chi, non ci sta, non ci serve. E se ti vado a te, non voglio cambiano o per me o senza di me. Alla fine ci posso fare niente. E quello che mi dispiace più di tutto è tutta questa cerimonia che ci fanno attorno. Poteva essere una cosa veloce, la scoppettata è finita, no. Viene fa, mi hanno mandato due monaci che fanno con mestiere da accompagnare i condannati a morte. Lo fanno con mestiere, allora sì che ce ne frega. Tanto, o sono fratello, o sono Francesco, che disse la stessa cosa. E hanno venuto qua e hanno iniziato a chiacchierare. Io mi sono divertito la bocca, ho cercato di mangiare il capo di ghiaccio, ma non sa che non c'è mica capito niente. L'ho preghesso che mi hanno portato alla messa. Mi sono confessato, mi sono fatto la comunione. In Mosciano, il loco a ballo già si vede tra bocca. Sento la gente che strilla. Applaudo. Si sente pure che ho scoppettato, io dico, state per calma, che chi si francese non ci mettono niente e ci vedono tutto quanto. Se tenete a fare la cosa, lo tenete a fare buono. E badate lo buono quello che tenete a fare. Voi io sempre con la scala e me ne vado. Ma voi badate quello che tenete a fare, che io per me lo so fatto. E a così fu. 11 novembre 1806. Siamo letti che colonnello Michele Arcangelo Pezza, duca di Cassano. Ma fratello non si è morto. Tant'è vero che chiude 200 anni dopo, ancora se ne parla.
Perché fra diavolo, alla fine, siamo noi. È lo spirito nostro. È quello che siamo capaci di fare quando ci mettiamo sotto per fare una cosa. Il quello che siamo fatti nel 1799 è una cosa che ce la daremo a ascoltare. Importantissima. E badate bene, che chi lo fa ascoltare il 1799, o vi devo raccontare la reversa, è comune che bene non può fare. Pronto? Al primo piano, in punto a tutti.